promuovere e valorizzare le ricette della cucina marchigiana. Questa è la legge appena approvata in aula. Quali sono i suoi obiettivi? Allora, partiamo dal presupposto che questa legge vuole in qualche modo conservare e valorizzare la tradizione. Lo facciamo coinvolgendo tutti gli operatori enogastronomici, gli chef e lo facciamo con questa legge delegando alla Giunta una serie di azioni che sono l'istituzione di un registro dove verranno elencate tutte le ricette, dove saranno rappresentati i menù. Eh, lo facciamo istituendo una commissione valutativa e lo facciamo attraverso un logo che dovrà identificare chi vorrà dei ristoratori partecipare in maniera distinta rispetto alla ristorazione ordinaria. Questo logo starà a significare che quell'operatore, quel ristorante, avrà anche un menù che sarà composto da almeno tre piatti e bevande tipiche delle marche e quindi riteniamo che attraverso la valorizzazione di queste culture, tradizioni storiche enogastronomiche si possa anche sviluppare non solo uno sviluppo economico inerente all'enogastronomia ma anche e soprattutto l'effetto attrattivo turistico perché voglio ricordare che gran parte dei nostri turisti arrivano nelle Marche proprio per motivi enogastronomici, quando hanno la possibilità di conoscere i nostri piatti, i nostri prodotti poi tornano anche e soprattutto per questo motivo, quindi vogliamo puntare su questa legge che è un po' eh, fa parte di una filiera che già ha visto l'emanazione della legge sui borghi piuttosto che la legge sul benessere, sulla dieta mediterranea ecco si chiude con questa legge un, un circuito che vorrà in qualche modo promozionare le marche e renderle famose e conosciute e apprezzate soprattutto e attrattive fuori dai confini della nostra regione